Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palamellano di Sestu, dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone B su Stentu Sestu contro Gimar Lecco, su Stentu che arriva a questa partita dopo quattro sconfitte consecutive subite rispettivamente contro Cento, Bergamo, San Vendemiano e Orzinuovi, 87-59 il punteggio finale nel corso nell'ultimo turno proprio contro l'Agri Bertocchi, una partita in cui i Pirati sono comunque riusciti a rimanere a contatto fino all'intervallo lungo, concluso sul 36-30, salvo poi crollare nel corso del terzo periodo e subire poi una larga ma preventivata alla vigilia sconfitta. Quest'oggi è una storia diversa, Lecco squadra forte, squadra da playoff, ma che ha senz'altro qualcosa in meno rispetto alle corazzate incontrate ultimamente da parte dei bianco-blu, per cui in casa l'obiettivo è cercare di strappare dei punti importanti nella corsa alla salvezza, ancor di più dopo la vittoria nell'anticipo di sabato di Iseo su Scandiano con il punteggio di 81-80 in una partita incredibile in cui Iseo era andato sotto anche di 20 punti. Giallo-blu dunque hanno ripreso l'Accademia in classifica a quota 4. La partita è iniziata da una trentina di secondi ed è già stato realizzato il primo punto del match, lo ha mandato a segno con il numero 14 Jacopo Balanzoni, che è in quintetto per coach Massimo Meneguzzo assieme a Michele Peroni, Davide Todeschini, Emanuele Urbani e Daniele Quartieri. Dall'altra parte per il sostento ci sono invece Mauro Graviano, Guiscervo Laguzzi, Romeo Trionfo, Fabio Villani e Davide Varrone. Attacca difesa schierata il sostento con Trionfo che chiama vicino a sé Varrone per il pick and roll, legge molto bene questa linea di passaggio Balanzoni che intercetta, prova a correre Bergamo dall'altra parte, scusate Lecco con Quartieri, dall'altra parte c'è Todeschini dietro la schiena, cerca in un angolo il tiro piazzato e mandato a segno da Quartieri. 3-0, inizia bene Lecco questo match, applaude tutta la panchina blu celeste mentre Villani perde un altro pallone, allora prova a correre ancora Lecco, qui finta la tripla, poi preferisce andare dentro Peroni, buona circolazione perimetrale per mettere in ritmo Quartieri, stavolta arriva un errore, c'è il rimbalzo conquistato da Mauro Graviano che prova a condurre un'altra azione offensiva per il sostento, sostento che ancora non si è sbloccato nel corso di questo incontro. Qui arriva il fallo su Mauro Graviano che aveva preso bene il tempo al suo difensore cercando di andare forte dentro con la mano destra, allora Sustentu che potrà rimanere in attacco con una rimessa dal lato di cui si incarica capitan Fabio Villani, il pallone per Guiscervo Laguzzi e poi il consegnato ancora per Graviano, il pallone poi a ridosso della lunetta per Laguzzi che vuole giocare l'uno contro uno, il suo tiro però trova solamente il tabellone, aveva un accoppiamento vantaggioso con Todeschini, non è riuscito a sfruttarlo però il giocatore argentino, qui Villani quasi arriva a recuperare il pallone, poi Quartieri in penetrazione, bene Graviano sulla linea di passaggio, non riesce però a perfezionare il recupero, allora tiro da tre punti sbagliato da Todeschini, il rimbalzo poi conquistato dai padroni di casa che provano a correre ora con Romeo Trionfo, c'è il fallo della difesa commesso in questo caso da Emanuele Urbani e allora il sostento che potrà ancora attaccare stavolta con una rimessa dal fondo, primo fallo della partita per Urbani, Trionfo voleva due liberi e va a discutere con uno dei due arbitri di questo incontro, partita ricordiamo arbitrata dai signori Francesco Venturini di Capannori in provincia di Lucca e da Giacomo Fabri di Cecina provincia di Livorno, invece in questo caso rimessa dal lato e non dal fondo per il sostento con Graviano che ha dato fuori a Fabio Villani, Villani che attende il blocco di Laguzzi, rolla dentro Laguzzi, il pallone di Villani però è impreciso, non si sono capiti i due, allora Lecco che prova a correre in transizione, buono il tiro dall'angolo per Peroni che non perdone, allora inizio di partita difficile per il sostento, ottima qui da manuale direi la transizione di Bergamo con un tiro comodo dall'angolo preso e mandato a segno da parte di Peroni, vediamo se finalmente riesce a sbloccare il punteggio, il sostento difende molto forte qui Peroni su Villani che trova solamente il primo ferro dopo la virata, rimbalzo conquistato da Balanzoni, l'ex giocatore di Varese, tra l'altro anche in Serie A, già servito Todeschini, poi la tripla che stavolta viene presa da Urbani, ancora a segno Urbani, parziale aperto di 9-0 da parte della Gimar Lecco entrando in questa partita, coach Marco Sassaro non può essere assolutamente soddisfatto di questo inizio di partita da parte dei suoi ragazzi e chiama timeout.
Rimessa dal fondo con Lecco che allunga la difesa e va subito a mettere pressione su Graviano con Todeschini. Graviano però riesce a portare senza grossi problemi il pallone in zona d'attacco. Arriva il blocco di Laguzzi, poi servito bene dallo stesso Graviano, non trova nemmeno in questo caso l'appoggio vincente il lungo argentino. Dall'altra parte Todeschini cerca Balanzoni, riesce a leggere bene la difesa, qui Villani parte in contropiede, va dentro a tutta velocità, ancora sfortunato qui il sustento, voleva un fallo. Villani che protesta in maniera vivace all'indirizzo degli arbitri. Dall'altra parte Quartieri in possesso del pallone, poi il consegnato per Peroni, ancora Peroni che attacca, si crea lo spazio per il tiro, lo manda a segno. C'è stato anche un fischio arbitrale per un fallo, se non ho visto male, lontano dalla palla, con Fabio Villani protagonista. Vediamo la chiamata, qual è? Sì, una spinta di Fabio Villani a rimbalzo, molto molto arrabbiato il capitano del sustento. Allora c'è ovviamente canestro valido per Peroni e poi si andrà ad amministrare questo possesso aggiuntivo per Lecco in virtù proprio del fallo commesso da Villani. È già pronto Peroni a eseguire la rimessa dal fondo. Proteste da parte della panchina del sustento ora con coach Sassaro, il dirigente accompagnatore Bruno Villani, tutti piuttosto perplessi rispetto a, all'ultimo fischio arbitrale, mentre aumenta ancora il parziale di Lecco, ora avanti sull'11-0, 6-43 per chiudere il primo quarto. In piedi, braccia conserte per coach Meneguzzo, che non può che essere soddisfatto di questo inizio di partita da parte dei suoi ragazzi. Stavolta arriva però il fallo in attacco, lo ha commesso Balanzoni in virtù di un blocco irregolare. Lecco settima in classifica, 12 punti all'attivo con un bilancio di 7 vittorie e 4 sconfitte nel turno dell'Immacolata, sconfitta al finish sul campo dell'Aurora Adesio col punteggio di 75-71, nonostante i 16 punti di Siberna. Mentre arriva finalmente il primo canestro della partita, lo manda a segno per il sustento Mauro Graviano con questo arresto e tiro, dicevamo in precedenza, di Lecco, 16 di Siberna contro Desio, partita decisa da un super Torgano per Desio con 26 punti, 9 su 11 dal campo. Una curiosità, tra l'altro, Lecco che affronta quest'oggi la prima trasferta in Sardegna nel corso della sua storia, storia iniziata nel 1965, tanti campionati in C1, poi nel 2012 una storica promozione in Serie B. Nelle ultime due annate la formazione lecchese è riuscita ad approdare ai playoff lo scorso anno, 34 punti in regular season, e poi l'uscita al primo turno contro la fortissima Bergamo. Bergamo comunque portata alla bella nel corso del primo turno dei playoff. Intanto c'è stato un fallo su Romeo Trionfo e dunque il sustento che può usufruire di una rimessa dal fondo con uno dei due arbitri che va ancora a colloquio con coach Marco Sassaro. C'è probabilmente qualcosa, c'è stato probabilmente qualcosa da sistemare a livello di cronometro. La rimessa per Laguzzi, buono questo schema, ma Laguzzi ancora non riesce a trovare la via del canestro. Graviano in mezzo alle gambe sul blocco di Varrone, lavora ancora dal palleggio, anche qualche contatto di troppo su Graviano che riesce comunque ad andare dalle parti di Villani. La sua tripla si spegne sul secondo ferro, lavora bene a rimbalzo Lecco qui con Urbani, già dall'altra parte poi Peroni, anzi si tratta di Todeschini, in mezzo alle gambe il servizio poi per Quartieri contro Varrone, va fuori molto bene, creato lo spazio per il tiro di Urbani, lavora bene col tagliafuori il sustento e Villani qui cerca di correre, non ci sono però ancora i compagni, costretto ad attaccare ancora una volta a difesa schierata il sustento. Stavolta lo fa molto bene con questo alto basso che permette a Guillermo Laguzzi di trovare finalmente i primi punti nella sua partita. 11-4 il punteggio, due canestri in fila ora per il sustento, è entrato male in questa partita con un 11-0 invece in favore di Lecco. Qui rischia la palla persa Quartieri, attacca ancora Lecco che riesce a trovare questa tripla frontale molto buona con Todeschini, stavolta non arriva il canestro. È già ripartito invece Mauro Graviano sul blocco di Varrone che rolla dentro, aggiusta i piedi, c'è un'infrazione di passi che probabilmente c'era in questo caso, nonostante le proteste di Varrone e anche di coach Sassaro. Ho avuto anch'io la sensazione che Varrone avesse commesso
infrazione di passi nell'ultima circostanza, rimessa da zona difensiva per la Gimar Lecco, che qui prova a portare una nuova azione d'attacco con Todeschini. Bello il taglio di Peroni, che però non riesce a concludere, allora torna fuori dalle parti di Todeschini con Urbani, che è già pronto per il blocco. Il pallone poi per Peroni, che fa saltare bene il suo avversario. Trionfo però legge molto bene la traiettoria di passaggio, va dentro con forza e trova il fallo della difesa con Todeschini, che è tutt'altro che convinto della chiamata arbitrale. Va così a commettere il primo fallo della sua partita, anzi dovrebbe essere il secondo, e va a uscire dal campo. E così secondo fallo per Todeschini, ed entra al suo posto con la canotta numero 2 Carlo Fumagalli, playmaker classe 96, già campione d'Italia nel 2014 quando era aggregato al roster dell'Olimpia Milano. In quella stagione collezionò anche due presenze. Intanto è andato a segno col primo libero Romeo Trionfo, diventa di 5-0 questo parziale aperto da parte del Sustento. Ancora una chance per Meo Trioppo, che sbaglia invece il secondo tiro a cronometro fermo. È proprio Fumagalli che va a gestire le operazioni in zona d'attacco per la Gimar Lecco. È entrato intanto anche con il numero 13 Siberna, miglior realizzatore, l'abbiamo detto in precedenza, nel corso della partita contro Desio. Urbani in posto, ribalta molto bene proprio per Siberna, che si prende il tiro e lo sbaglia. Qui Laguzzi non riesce a controllare il pallone a rimbalzo, arriva la schiacciata di Balanzoni, canestro del 13-5. E protesta la panchina del Sustento perché voleva un'infrazione di passi, ed è arrivato anche un fallo tecnico. Fallo tecnico. Dunque, se non ho visto male, per la panchina del Sustento, con buona parte dello staff che si era alzato in piedi a urlare all'infrazione di passi, dicevano se prima Varrone aveva commesso infrazione di passi, a maggior ragione in questo caso lo aveva fatto anche Balanzoni. Fatto sta che Peroni può andare in lunetta con un libero realizzato. Peroni, classe 94, anche lui cresciuto nel settore giovanile dell'Olimpia Milano, così come Fumagalli, lo scorso anno alla Stella Azzurra Viterbo, miglior realizzatore con 14 di media. Fumagalli in possesso del pallone per Lecco, lo show difensivo di Varrone, poi c'è la bella partenza qui da parte di Siberna che va dentro ma viene murato dall'intervento di Varrone, che poi riesce a servire Trionfo. Trionfo va dentro con coraggio anche stavolta e trova un altro fallo. Romeo Trionfo, che ha approcciato la partita con aggressività, e quando riesce ad attaccare in questa maniera così convinta riesce spesso anche a trovare dei falli, quantomeno da parte della difesa. 14-5 più 9 in favore della Gimar Lecco, con Romeo Trionfo pronto in lunetta. Stavolta realizza il tiro che vale il sesto punto della partita per il Sustento. Ancora Trionfo con la sua mano mancina, fa 2-2, pronto un cambio per il Sustento con Nicola Elia, che fa il suo primo ingresso nel match. Abbassa il quintetto coach Sassaro, esce Varrone e c'è un autentico boato del Palamellano per Nicola Elia. Lo vedete ancora una volta con una vistosa fasciatura al gomito, non in condizioni fisiche perfette, sta cercando però anche lui di stringere i denti. Qui attacca Lecco, che va dalle parti del numero 19 Spera, poi Fumagalli in penetrazione, stoppato da parte di Laguzzi, e allora contropiede 2 contro 2 con Nicola Elia, che però preferisce attendere l'arrivo dei compagni ed attaccare la difesa schierata. Sale Laguzzi per il blocco su Trionfo, poi c'è Villani che ha spazio per giocare l'uno contro uno, va fuori per Nicola Elia e poi palla molto bene dentro per Laguzzi, che segna, subisce il fallo e potrà andare in lunetta con il tiro supplementare. 14-7, prova ad accorciare il Sustento, che ha manovrato molto molto bene qui in attacco, palla fuori e poi dentro improvvisamente per Laguzzi, che era pronto là sotto, ha tenuto il contatto ed è andato a realizzare il 14-9, meno 5, time out in campo. Stavolta a chiamarlo è stato coach Meneguzzo. Tutto pronto per il libero aggiuntivo, che
Guillermo Nicolas Laguzzi avrà a sua disposizione. Laguzzi che sta viaggiando a 9,9 punti e 7,5 rimbalzi di media, il quinto miglior rimbalzista del girone B del campionato di Serie B, segna e allora permette al Sustento di accorciare sul meno 4, 14-10, cambio per Meneguzzo, esce Peroni ed entra con il numero 18, ancora Quartieri in campo, giocatore del 1987, ennesimo giocatore di Lecco, cresciuto nel settore giovanile dell'Olimpia Milano. Qui lavora dal palleggio Siberna e poi la sfera che circola ancora sul perimetro dove c'è Fumagalli, il pallone poi per l'iniziativa tentata da Balanzoni, il taglio buono con il canestro anche realizzato da parte di Fumagalli che ha tenuto qui il contatto, voleva anche lui un libero aggiuntivo, non è stato però accontentato da parte degli arbitri. Laguzzi qui in punta, vediamo se attacca dal palleggio Balanzoni, desiste, qui invece va a cercare il pallone forte Siberna su Villani, spezza il raddoppio Graviano che cerca uno scarico però molto difficile all'indirizzo di Nicolelia, ha capito tutto Fumagalli che è velocissimo dall'altra parte, va da Siberna e poi creato lo spazio per il tiro da tre punti sbagliato da Fumagalli che trova solamente il primo ferro, ma Fumagalli recupera anche il rimbalzo e garantisce questo extra possesso alla Gimar Lecco. Qui c'è il fallo di Laguzzi su Quartieri e questa è la chiamata arbitrale, fallo del giocatore del Sustentu che sta agendo ora in posizione di 5 con questo quintetto basso che vede Romeo Trionfo da 4. Vediamo come risponde coach Meneguzzo che richiama in panchina proprio Balanzoni e permette il primo ingresso in partita di Dario Piva con il numero 17, guardia ala del 1994, anche lui tanto per cambiare, prodotto del settore giovanile dell'EA 7 Milano. Qui il tiro dalla media se lo prende con il numero 19, spera, arriva un errore, poi Trionfo che non riesce a controllare, a tenerli il pallone a rimbalzo, si rimane sul più 6 Lecco, 16-10 il punteggio, 1:44 per chiudere il primo quarto al Palamellano, il pallone fuori per Quartieri, il blocco tentato da Piva e poi si va dentro con Graviano e Piva che si erano allacciati. Il fallo è stato commesso dal giocatore in maglia numero 17 di Lecco e allora questo recupero può permettere al Sustentu di cercare ancora di accorciare nel punteggio, sotto di 6, 16-10, cambio con Laguzzi che esce ed entra in campo con il numero 18 Mauro Passaretti. La rimessa dal fondo eseguita da Nicola Elia che va a cercare Mauro Graviano, ancora Graviano sulla pressione di Quartieri, riesce comunque a servire Romeo Trionfo, ancora Trionfo che attende l'uscita dai blocchi di Villani, c'era un fallo con Villani che si è un po' innervosito sulla difesa fin troppo fisica di Siberna che usa molto le braccia nel tentativo di disturbarlo, qui è arrivato un errore da sotto da parte di Trionfo e per poco non trova l'enduan, ancora Trionfo che ha approcciato bene questa partita, l'abbiamo sottolineato anche in precedenza, con aggressività il giocatore nativo di Mesagne, classe 1985, lo scorso anno a Montegranaro, in questa stagione nel Sustentu 9,3 punti, 2,6 rimbalzi di media, ne ha realizzati 13 invece a Orzi Nuovi. Altro libero realizzato da parte di Trionfo, meno 5 Sustentu, 16-11, ancora Trionfo in lunetta, altro 2 su 2, 16-12, meno 4 Sustentu che è lì, è a contatto e vediamo se riesce a riprendere Lecco. Lecco che ha approcciato, lo ricordiamo, questa partita con un parziale di 11-0. Fumagalli in punta accoppiato con Villani, si va da Quartieri che trova il taglio molto molto bene eseguito da parte di Spera che viene fermato con un fallo terminale da parte della difesa, fallo speso dallo stesso Romeo Trionfo che commette così il primo fallo della sua partita. Allora due liberi per Gaetano Spera, centro del 1993 con una storia molto particolare, 210 centimetri di altezza, è campano,
nativo di Marigliano in provincia di Napoli, una esperienza anche in NCAA per lui con il St. Peter's College di New York, esperienza in A2 con Chieti e Reggio Calabria, poi mezza stagione a Empoli in C, lo scorso anno invece a Martina Franca in B, dove è stato compagno di squadra di Davide Varrone. Pivot del Sustento, 1-2 dalla lunetta per Spera, riparte il Sustento, 50 secondi, la tripla dall'angolo per Nicola Elia, a segno, -2 Sustento, 17-15, ed è arrivato allora anche lo squillo di Nicola Elia, classe 1976, ma sempre importante nell'economia di squadra del Sustento. Altrettanto importante Daniele Quartieri, che qui trova un altro gran piazzato con mano molto molto morbida per ristabilire il più 4 l'eco, qui pick and roll con Graviano che non riesce però a servire Passaretti, il pallone sul perimetro e poi in angolo dove c'è Villani che si prende l'arresto e tiro, lo manda a segno, esulta Villani, esulta il Palamellano, 19-17, si pasticcia un po' col punteggio al tavolo, 2 secondi per il tiro di Lecco, ci prova Quartieri, non trova la via del canestro. Allora dopo i primi 10 minuti di gioco al Palamellano di Sestu, davanti c'è la Gimar Lecco con il punteggio di 19-17. +2 Lecco, 19-17 dopo i primi 10 minuti di gioco al Palamellano. Balanzoni a bloccare per Todeschini e poi palla fuori per la penetrazione a tutta velocità da parte del numero 18, si trattava ancora una volta di Quartieri, troppo veloce per la difesa del Sustento che è costretta a spendere un fallo. Rimessa dal lato, se ne incarica lo stesso Quartieri, anzi si tratta in questo caso di Siberna, il pallone per Capitan Todeschini che lavora sul blocco di Balanzoni, non servito sul primo, sulla prima linea di passaggio Balanzoni, poi tripla presa da Quartieri, errore, si lotta al rimbalzo con Balanzoni che viene steso da Passaretti e potrà andare dunque a tirare dalla lunetta. Il primo fallo della partita per il lungo ex decimo, c'è già un cambio per coach Meneguzzo con l'uscita dal campo di Siberna e il ritorno sul parquet invece di Michele Peroni con il numero 4. Tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Jacopo Balanzoni, guardia ala, anzi scusate, centro, classe 1993, 204 centimetri di altezza, cresciuto nel settore giovanile di Varese e con Varese ha avuto modo di disputare 3 anni di apprendistato in Serie A con 11 presenze totali, 7 punti in 46 minuti di impiego complessivo, lo scorso anno decisivo per la qualificazione ai playoff della formazione lecchese, ha fatto 1-2 dalla lunetta e ha permesso a Lecco di portarsi sul +3, 20-17, Elia prova ad avvicinarsi a canestro contro Quartieri, il tiro in fade away di Elia con un evidente contatto non ravvisato dagli arbitri, allora corre Lecco in contropiede con Todeschini, Peroni poi per la partenza lungo la linea di fondo tentata in questo caso da Quartieri, interrotta però l'azione dall'intervento arbitrale, allora può respirare il Sustento che sempre è un possesso di distanza dall'Ecco, qui Nicolelia va a parlare con uno dei due arbitri, non ha ricevuto il fischio arbitrale amico in precedenza, Graviano a portare il pallone in zona d'attacco, l'uscita dei blocchi proprio di Nicola Elia, qui il taglio backdoor di Passaretti che sale in punta e riceve, poi ribalta dalle parti di Villani, serie di blocchi per smarcare Graviano ma Villani va dentro e poi scarica ancora bene per Nicola Elia e una delle sue tante mattonelle, quella stavolta non riesce però a realizzare, qui Quartieri attacca molto bene, trionfo e guadagna il fallo, secondo fallo della partita di trionfo che presumibilmente uscirà, e così allora c'è spazio in campo per Giuseppe Floridia con la canotta numero 9, esce anzi Fabio Villani, rimane in campo invece Romeo Trionfo con dicevamo Giuseppe Floridia, giovanissimo, classe 1999, giovedì a Orzi Nuovi ha trovato i primi punti della sua giovanissima carriera in Serie B, ne ha realizzati 5, un canestro, una tripla e dunque
stato uno dei pochi a tornare soddisfatto dalla trasferta infrasettimanale in Lombardia per questa piccola, anche se importante, soddisfazione personale. 1-2 dalla lunetta per Quartieri, dall'altra parte ancora deciso, Graviano va dentro e Lecco continua a caricarsi di falli, fallo qui speso, se non ho visto male, dal numero 14 Balanzoni, dovrebbe essere il secondo fallo della sua partita. Rimessa dal fondo, Nicolelli a eseguire, 19 secondi per il tiro del sustento, con la palla subito sotto per Graviano. Ancora un ottimo schema sulla rimessa dal fondo per i Pirati, che accorciano nuovamente sul meno 2, 21-19. Todeschini per Quartieri, cerca lo spazio per la penetrazione, va fuori dove c'è con il numero 9 ancora Todeschini, linea di fondo, e poi gran scarico sotto per Spera, che si fa trovare pronto all'appuntamento col canestro. Spera trova così il terzo punto della sua partita e permette a Lecco di tornare avanti di 4 sul 23-19. Trionfo in mezzo alle gambe, attacca il pitturato, poi Spera che si fa ingolosire dal pallone, va a cercarlo e viene sanzionato dagli arbitri con un fallo. È il primo della sua partita e Trionfo ha ancora la possibilità dalla lunetta di ricucire questo svantaggio del sustento. Trionfo con il primo libero a segno, 23-20 ora il punteggio, 8 minuti esatti per chiudere il secondo quarto di gioco al Palamellano. 2-2 ancora una volta per Trionfo, che arriva così a 7 punti realizzati nella sua partita. Questi 7 punti, 5 sono arrivati dalla lunetta. Intanto muove bene i piedi sotto canestro, lì Balanzoni trovato ancora con i tempi giusti, 25-21, ristabilisce ben presto le distanze Lecco con il sustento, che sta iniziando a soffrire un po' troppo là sotto, e allora si alza dalla panchina Varrone, qui palla per Spera in contropiede, due facili stavolta per Lecco, che cerca di ristabilire un buon vantaggio ora sul più 6, 27-21. Graviano in mezzo alle gambe, è accoppiato con Todeschini, prova il crossover, Graviano ancora dietro la schiena, in ritardo Todeschini allunga un braccio verso la palla e finisce con lo spendere il fallo, fallo dunque del capitano di Lecco. E ci sono altri cambi con Varrone che torna sul parquet per il sustento, esce Passaretti, c'è anche Fumagalli per Lecco, perché quello appena commesso era il terzo fallo della partita di Davide Todeschini. Rimessa dal fondo per il sustento con Nicolelia, che va a cercare Romeo Trionfo, esce poi dall'altra parte lo stesso Nicole Lia, che attende l'arrivo di Varrone per il blocco, il pick and roll tra i due, con però ancora una volta Balanzoni, che aveva letto bene questo tentativo di Nicole Lia da tre punti. Ci ha provato Quartieri, pallone vagante che ancora sua preda dopo l'errore al tiro, Fumagalli, il passaggio in angolo per Peroni, poi le mani della difesa del sustento riescono a sporcare questo pallone lanciato in contropiede, Floridia che va dentro e Balanzoni spende il fallo sul giovanissimo giocatore del sustento, un fallo che dunque gli permetterà di andare in lunetta per cercare di smuovere il tabellino del sustento. Un solo canestro realizzato, o meglio soli due punti realizzati nel corso di questo secondo quarto dalla lunetta da parte di Romeo Trionfo. Primo libero a segno ancora per Giuseppe Floridia, 27-22, meno 5, ancora Floridia in lunetta. Qui è molto corto però il suo secondo libero, Spera fa la voce grossa a rimbalzo, già servito Fumagalli che chiama lo schema nell'attacco di Lecco, Quartieri, poi sale Spera che finta il passaggio, va poi ancora con il consegnato per Quartieri, Fumagalli extra pass per mettere in ritmo Peroni, errore a rimbalzo però Quartieri è ancora più lesto di tutti e realizza altri due punti. Quartieri, che dovrebbe essere il miglior realizzatore nelle fila di Lecco, è così 7 punti nella sua partita fino a questo momento, 29-22. Qui Floridia rischia la palla persa su Fumagalli, arriva in suo soccorso Graviano sul blocco di Trionfo, attenzione a Trionfo che ha spazio per la tripla, Romeo Trionfo, meno 4 sustento, qui troppo spazio concesso
a Romeo Trionfo, che ha quel tiro tra le sue caratteristiche. Qui cerca ancora un tiro quartieri, Tepaut al rimbalzo, Varrone non riesce a controllare, ma l'ultimo tocco è di Spera, e allora il Sustentu, che potrà avere una rimessa in proprio favore, pronto a tornare in campo Fabio Villani. C'è un cambio anche dalle parti di Lecco, con Brambilla che è pronto a fare il suo primo ingresso in partita con il numero 10. Esce Michele Peroni con la canotta numero 4. Nicoleria per Romeo Trionfo, 5:47 per chiudere il primo tempo al Palamellano. Trionfo che vuole attaccare Spera in questo accoppiamento difensivo che era vantaggioso per lui, però Spera con le sue braccia lunghe riesce a coprirgli la visuale. Allora mattone per Trionfo, qui Lecco che va a cercare fuori i quartieri, la partenza contro Floridia, usa troppo le braccia Giuseppe Floridia in questo caso in difesa, fallo per il prodotto del vivaio del Generugi, il primo fallo della sua partita. C'è da asciugare il pallone, 29-25 il vantaggio di Lecco, 5-25 nel corso di questa 12ª giornata di campionato. Ci sono già stati degli anticipi, abbiamo parlato della vittoria di Iseo su Scandiano con il punteggio di 81-80, Vicenza ha sbancato il parquet di Milano per 76-69, vittoria anche per Desio su San Vendemiano per 75-60. Intanto time out in campo e dunque pausa per noi. Rimessa in zona offensiva per Lecco, Brambilla va dalle parti di Fumagalli e poi ancora Brambilla, qui difesa a zona da parte del Sustentu, Spera segna con il fallo, tocco sul polso del giocatore napoletano al momento del tiro, e allora arriva il canestro per e anche il libero per il potenziale gioco da tre punti. Non è d'accordo la panchina del Sustentu, Spera in lunetta con il numero 19, 5 punti, anzi 7 nella sua partita, e ora un'altra chance a cronometro fermo, realizza Spera, 8 punti realizzati allora per il giocatore ex, abbiamo detto, Chieti e Reggio Calabria tra le altre. Qui ancora difesa molto fisica, per usare un eufemismo, su Fabio Villani, che rischia di innervosirsi, non deve cadere però nella trappola. Qui probabilmente un altro fallo che ci stava su Nicola Elia, un po' troppo contatto qui sul suo tentativo di penetrazione, è riuscito però a realizzare Nicola Elia, e realizza dall'altra parte anche Fumagalli con leve lunghissime, con velocità impressionante, va dentro, trova il canestro, trova il fallo. Davide Varrone che dice: non l'ho toccato, il fallo secondo gli arbitri è proprio il suo. 34 per il Magimar Lecco, 27 invece per il Sustentu, 4:52 per andare all'intervallo lungo. Fumagalli in lunetta, abbiamo già parlato di lui in precedenza, ha vinto tra l'altro oltre allo scudetto senior con l'Olimpia Milano nel 2014 altri due scudetti, uno under 15 e uno under 17 rispettivamente nel 2011 e nel 2013, ancora con le scarpette rosse. Errore dall'altra parte per Trionfo, quartieri il consegnato per Fumagalli, Floridia molto aggressivo sul pallone, poi si fa battere facilmente in ritmo, Brambilla con il tiro da tre punti, a segno ancora Lecco con Luca Brambilla che trova il primo canestro nella sua partita, canestro che vale il vantaggio, nuovo vantaggio in doppia cifra per Lecco sul più 10, 37-17. Qui il passaggio che termina direttamente a ridosso della panchina bianco-blu, momento della difficoltà nella partita per il Sustentu, esce Floridia, torna in campo Guillermo Laguzzi, Brambilla è già pronto a eseguire la rimessa da zona difensiva, trovato Fumagalli, 4:10 per andare al riposo, Villani che va a prendere in consegna Fumagalli, arriva dall'altra parte Brambilla che dà un'occhiata dentro, si propone Balanzoni, si va invece dentro per quartieri che trova molto bene Spera, altro attacco di alto livello qui per la Gimar Lecco con due punti ancora realizzati da parte di Spera,
che arriva in doppia cifra con 10 punti. La Guzzi qui, nonostante il contatto, riesce a trovare il tiro, non c'è però il canestro. Allora Quartieri dall'altra parte con l'hesitation per mettere poi dall'altra parte in ritmo Brambilla. Balanzoni, un extra passaggio di troppo, e poi Fumagalli in difficoltà, finisce col commettere infrazione di passi. Palla persa da Lecco, 39-27. Lecco sul più 12, dovrebbe essere questo il massimo vantaggio della partita per i blu celesti. Qui Villani ancora su Fumagalli, chiama lo schema 2 Fabio Villani mentre si alza dalla panchina e raggiunge il cubo dei cambi. Mauro Graviano in uscita dai blocchi, Romeo Trionfo che prova ad attaccare il pitturato, non c'è spazio, allora si torna fuori da Fabio Villani sulla difesa di Brambilla. Palla accompagnata, è questa l'infrazione indicata dagli arbitri, e altra palla persa allora dal sustento. Esce Trionfo e torna in campo Mauro Graviano. Trionfo fino a questo momento 10 punti, 0 su 2 da 2, 1 su 2 da 3, ma 7 su 8 ai tiri liberi. Si rimane sul più 12 Lecco, 39-27, 3 minuti per andare all'intervallo lungo. Il consegnato per Brambilla che lavora sul blocco. Balanzoni spalle a canestro con Varrone, difende bene qui il pivot genovese, poi Quartieri ancora per Fumagalli, ancora una volta fuori, chiude molto bene il pitturato qui il sustento che ha cercato di difendere con aggressività la propria area nell'ultima circostanza, e poi è arrivato il fallo severo secondo Graviano, fallo che permetterà a Balanzoni di andare in lunetta. Balanzoni 6 punti fino a questo momento, 2 su 2 da 2, 0 su 1 da 3, 2 su 4 ai liberi che diventa 2 su 5. Errore allora per il giocatore ex pallacanestro varese Jacopo Balanzoni, il migliore dal punto di vista statistico della, del Lecco, con 11,8 punti e 5 rimbalzi di media entrando in questa partita. Post basso intanto per Graviano che cercava poi Varrone, ma prima c'era stato il fallo sul playmaker del sustento che può andare ad attaccare in quella particolare situazione, spesso ha un vantaggio di chili rispetto ai suoi avversari diretti, allora cerca di sfruttarli. Due liberi per Graviano sul meno 12, Accademia 39-27, Graviano col primo libero che viene realizzato, ed è questo il quinto punto della partita di Mauro Graviano. Ancora una chance per lui, è corto il secondo libero, domina a rimbalzo Balanzoni dall'alto dei suoi 204 centimetri. Fumagalli a tutta velocità dall'altra parte, ha rischiato per un attimo anche la, il fallo di sfondamento, poi Balanzoni dentro con coraggio e trova il fallo da parte della difesa, con Graviano che anche stavolta è perplesso per la chiamata arbitrale. Balanzoni in lunetta per la seconda volta consecutiva sul più 11, stavolta in favore di Lecco, dice non l'ho toccato. Graviano all'indirizzo del signor Venturini di Capannori, errore intanto ancora per Balanzoni dalla lunetta, si alza dalla panchina di Lecco Urbani con il numero 15, ancora Balanzoni in lunetta. Lo scorso anno, tra le altre cose, miglior stoppatore del girone B del campionato di Serie B, qui fa 0 su 2 dalla lunetta. Villani ha recuperato il rimbalzo e portato il pallone in zona d'attacco, deve stare attento a usare le braccia esterne. Villani un po' frustrato per la difesa a volte sopra le righe di Bergamo quando deve portare palla in zona d'attacco. Allora Nicola Elia con 4 secondi sul cronometro deve inventarsi qualcosa, qui la stoppata di Balanzoni su Villani, lo slalom poi dall'altra parte di Fumagalli per Spera, inchiodato da Guillermo Laguzzi, vediamo se riesce a trovare energia ora il sustento dopo questa giocata difensiva di Guillermo Laguzzi che per un istante pensa alla tripla, poi la prende Laguzzi, secondo ferro, rimbalzo conquistato da Spera, dall'altra parte prova a correre in transizione Bergamo con Fumagalli che perde palla a sua volta, allora contropiede 3 contro 1 con Laguzzi per Elia che alza la parabola, va a segno, si sblocca il sustento sul 39-30, in piedi tutta la panchina, è pronto un cambio con Edoardo Melis che
fare il suo primo ingresso nella partita. È pronto Urbanio, anche Peroni per Lecco, che qui trova un altro canestro con Quartieri, implacabile al tiro, l'ex giocatore tra le altre di Porto Sant'Elpidio. Canestro del nuovo più 11, Lecco sul 41 a 30. Laguzzi fuori per Graviano, attende l'uscita dai blocchi di Villani, ancora Brambilla molto forte su di lui, forse anche sopra le righe. Qui grande anticipo di Quartieri che ruba palla, scusate, e va a realizzare in contropiede con la mano mancina, giocata di alto livello da parte di Daniele Quartieri, più 13, ripristinato il massimo vantaggio nella partita per Lecco sul 43 a 30. 35 secondi invece per chiudere il secondo quarto. Villani per Laguzzi, un po' fermo qui l'attacco del Sustentu, c'è parecchia confusione con Laguzzi che si prende un tiro estemporaneo, per usare un eufemismo. C'erano ancora 6 secondi per il tiro, ora ne mancano 15 invece per andare all'intervallo lungo. Il pallone per Quartieri, lavora sul blocco di Balanzoni, ancora Quartieri che sceglie poi di andare da Brambilla poi per Spera, mette bene i piedi Spera, errore, ma c'è al rimbalzo Brambilla che riesce a correggere. Non chiude bene questo secondo quarto il Sustentu, con Lecco che trova il più 15 con questo tap-in realizzato da Luca Brambilla. Un'occhiata alle statistiche, 10 per Spera nelle file di Lecco, 10 anche per Trionfo nelle fila del Sustentu. Sotto di 15 lunghezze all'intervallo lungo il Sustentu Sestu ha bisogno di una reazione, si presenta sul parquet per questo terzo quarto con Graviano, Villani, Laguzzi, Trionfo e Melis per Lecco. Ci sono invece Quartieri, Balanzoni, Brambilla. Intanto seguiamo questo gioco da tre punti potenziale proprio per Edoardo Melis, che va su forte e realizza il canestro che permette al Sustentu di iniziare con fiducia questo terzo quarto. Dicevamo il quintetto di Lecco, riepiloghiamo la situazione, ci sono dunque Fumagalli, Quartieri, Balanzoni, Brambilla e con il numero 15 Urbani, tutto pronto per l'esecuzione del libero aggiuntivo per Edoardo Melis, giocatore classe 92, gran protagonista nella fase nazionale dell'ultima C-Silver, quest'anno condizionato da dei problemi fisici che l'hanno costretto a saltare tutta la preparazione precampionato. Pian piano sta cercando di rientrare in forma il giocatore in maglia numero 16 del Sustentu. Intanto proseguono le note positive in casa bianco-blu, fallo in attacco e dunque palla persa da Lecco. 45 a 33, si riaffacciano sul meno 12 i pirati. Qui Villani ha già servito Mauro Graviano, chiamato lo schema, sale Edoardo Melis che riceve il pallone in questo istante, un'occhiata dentro, si propone Villani che riceve ora in punta, attaccato subito da Quartieri, Quartieri che esagera ancora una volta con la pressione. Finalmente arriva il fallo, secondo personale della partita di Quartieri, rimessa dal lato in favore dei bianco-blu con lo stesso capitan Villani pronto a eseguire. Villani, reduce dall'esperienza al torneo Shape in Belgio con la nazionale italiana militare, ha conquistato una medaglia di bronzo importante, togliendosi dunque anche questa soddisfazione. Il capitano del Sustentu che qui va però a commettere infrazione di passi, palla persa, 9-7 per chiudere il terzo quarto, sempre più 12 Sustentu, su più 12 Bergamo, ovviamente, Lecco, scusate, sul 45 a 33, palla persa da Fumagalli, corre in contropiede Romeo Trionfo che realizza 45 a 35, meno 10 ora per i pirati che hanno iniziato molto bene questo secondo tempo. Qui canestro in contropiede per Romeo Trionfo, Brambilla trova una gran linea di fondo, qui va dentro con grande convinzione, interferenza di Guillermo Laguzzi, allora canestro valido, torna sul più 12 la formazione lecchese, esce Fumagalli e torna in campo Davide Todeschini, capitano della Gimar Lecco. Palla qui telefonata per Melis, va dentro Balanzoni, inchioda la schiacciata
a due mani, e poi Melis che viene sanzionato con un fallo. Mi è sembrato assolutamente veniale il contatto nell'ultima circostanza, fischio arbitrale questo abbastanza severo, mio modesto giudizio. Balanzoni è andato su forte, Melis si era abbastanza scansato per evitare ulteriori danni, danni che non è riuscito comunque a evitare. Allora gioco da tre punti che permette a Lecco di smuovere il proprio tabellino, 50-35, ripristinato il più 15 con cui la formazione allenata da coach Meneguzzo era entrata in questo terzo quarto. Trionfo a lavorare, spalle a canestro, buono il passaggio sotto almeno nelle intenzioni all'indirizzo di Laguzzi, ha già recuperato Lecco che qui va con Brambilla a prendersi un piazzato sbagliato. Urbani tocca a rimbalzo con il tap out, prima però aveva commesso fallo nel tentativo di prendere posizione su Romeo Trionfo, allora fallo ed è il secondo della partita di Emanuele Urbani, rimessa dal fondo con Brambilla che va a prendere consegna Graviano lontanissimo da canestro, Graviano per Melis, Balanzoni su di lui a difendere, arriva dall'altra parte Villani che dà un'occhiata dentro con Trionfo che vuole uscire, arriva in questo istante in possesso del pallone il giocatore pugliese che trova un altro fallo da parte della difesa. Urbani sosteneva di avere posizione corretta nella circostanza precedente, non è così secondo gli arbitri. Allora viaggio in lunetta per Romeo Trionfo che nel corso di questa partita ha trovato ben 7 dei suoi 12 punti complessivi proprio dalla lunetta. Pronto per l'esecuzione di Romeo Trionfo, il primo libero va a segno, 13° punto della sua partita, solo 2 canestri dal campo finora per Trionfo, 8° punto dalla lunetta e arriva anche il 9°, 2 su 2 per Trionfo, sono punti importanti questi su Stentus sul meno 13. Quartieri a portare palla nell'attacco di Lecco, il blocco di Urbani che poi si allontana, il consegnato per Todeschini, cambio di mano per Todeschini in angolo per Brambilla, ancora Brambilla che va a cercare Balanzoni dentro forte, Balanzoni schiaccia ancora a due mani il canestro del 52-37 più 15. Balanzoni sta diventando veramente un rebus difficile da sciogliere per il Sustentu. 11° punto per il giocatore ex Bergamo, perde palla e si fa male qui Trionfo, corre in contropiede Lecco, Quartieri dentro per Balanzoni, sovranumero per i lecchesi, arriva il fischio arbitrale per permettere i soccorsi a Romeo Trionfo. Trionfo che sembra essersi fatto male a un piede e arrivava a questa partita in condizioni non perfette, visto che a Orzinuovi aveva subito un infortunio alla caviglia. Vediamo se riesce a riprendere il gioco. Romeo Trionfo sembra di sì. Intanto è arrivato il cambio con Varrone che sostituisce Melis nelle fila del Sustentu. Momento della partita in cui Balanzoni sotto le planche sta facendo la differenza. Allora c'è bisogno di alzare un po' il tasso di fisicità. E Varrone va a prendere posto in campo dall'alto dei suoi 2,12 metri. Il giocatore classe 1991 del Sustentu, Todeschini sullo show difensivo proprio di Varrone che poi prova a recuperare la posizione, qui va a commettere un fallo assolutamente evidente proprio su Balanzoni che aveva ancora una volta buona posizione sotto canestro, fallo che permetterà a Lecco di rimanere in attacco con una rimessa dal fondo. Todeschini già sul pallone, fischio arbitrale, primo fallo della partita di Varrone, è stata richiamata l'attenzione dell'arbitro, dovrebbe esserci un cambio, non è così. Allora si riprende a giocare con il pallone subito fuori per Quartieri, Brambilla accoppiato con Graviano, studia la sua posizione, arriva poi Todeschini con una gomitata in faccia praticamente a Graviano e il fallo incredibilmente è in favore della Gimar Lecco. Graviano è stato travolto da un braccio in faccia di Todeschini che usciva dal blocco, fallo direi involontario ma che comunque poteva starci, invece fallo alla difesa con Lecco che qui non trova il canestro con Urbani,
Graviano dall'altra parte, preso in consegna da Todeschini in mezzo alle gambe. Mauro Graviano prova ancora a lavorare qui, rischia di incartarsi un po' Mauro Graviano. 10 secondi per il tiro, va dentro a tutta velocità Graviano e poi in tap-in riesce a correggere Laguzzi, che fortunatamente per il sustento aveva seguito l'azione del compagno. 52 a 39, continua questo elastico tra più 15 e più 13 per Lecco. Qui si prende il tiro Balanzoni, stavolta arriva l'errore, poi al rimbalzo si allacciano Villani e Urbani. Il fallo è del giocatore in maglia numero 15 della Gimar Lecco ed è il terzo, se non sbaglio, della sua partita. È così, e allora cambio, esce proprio Urbani e torna in campo Gaetano Spera con il numero 19. Già speso il bonus, allora ci sono liberi per Fabio Villani. Fino a questo momento Fabio Villani ha realizzato due punti, un piazzato dall'angolo nel corso del primo tempo, 1 su 3 da 2, 0 su 1 da 3, non ha ancora tirato dalla lunetta, lo fa in questo momento e sbaglia. Fabio Villani ha bisogno di punti a cronometro fermo, il sustento per cercare di ricucire e fa 0 su 2, però Villani non è fortunato il suo viaggio in lunetta. Dall'altra parte c'è Todeschini sul blocco di Balanzoni, lo show di Varrone taglia dentro Quartieri che poi trova ancora il taglio di Spera, qui stoppato da Varrone, azione difensiva importante qui da parte del sustento, ma va sottolineata anche la circolazione di palla ottimale ancora una volta da parte di Bergamo. Qui Graviano prova a trovare il canestro cadendo all'indietro, non riesce nemmeno in questo caso, e poi Quartieri da tre punti sfortunato, perso totalmente a rimbalzo Balanzoni, e questi sono errori che il sustento non si può permettere se vuole cercare di arrivare a giocarsi la partita fino alla fine con una squadra di buon livello come Lecco. Villani prova a rispondere, 5-15 per chiudere il terzo quarto, il blocco di Laguzzi su Graviano, ancora Graviano in possesso del pallone, qui tiene bene Spera che poi sgambetta Graviano, ma c'è l'infrazione di passi per il playmaker in maglia numero 4 che viene trascinato a forza da Villani, che non riesce però a evitare che il compagno vada a prendersi un fallo tecnico per proteste. Non erano a mio giudizio del tutto infondate le proteste di Mauro Graviano nell'ultima circostanza, aveva cercato di trovare un passo d'incrocio là sotto contro Spera, Spera che poi lo ha sgambettato. Prima, secondo gli arbitri, c'era stata l'infrazione di passi, esce Graviano e torna in campo nonostante le condizioni fisiche non perfette, come abbiamo sottolineato in precedenza, Nicola Elia con la canotta numero 5. Nicola Elia, una tripla importante in questa partita, 7 punti finora per lui, mentre Todeschini amministra al meglio questo fischio di fallo tecnico ai danni di Mauro Graviano, permettendo al sustento di portarsi sul Lecco di portarsi sul più 16, 55 a 39. Varrone cercato di intervenire su Todeschini, poi la finta, la partenza in palleggio di Quartieri che riceve palla dopo il taglio. Ottima ancora la combinazione tra Balanzoni e Todeschini, qui ci saranno liberi ancora per anzi si trattava ovviamente di Quartieri, combinazione tra i due vincente ancora una volta, e allora liberi per Quartieri sul 55 a 39, errore col primo. Quartieri che ha realizzato 9 punti in questa partita, sta tirando male da 3, 0 su 5, qui dalla lunetta fa 1 su 2, 56 a 39. Villani con Quartieri che finisce giù ma non protesta neanche, dice sono semplicemente scivolato, non voleva assolutamente essere sanzionato per flopping. Nell'ultima circostanza Elia in angolo, Elia vuole andare spalle a canestro contro Peroni, il tiro cadendo all'indietro che va dentro, canestro di Nicola Elia che vale il 56 a 41, nuovo meno 15 sustento. Qui Todeschini a lavorare sul blocco di Balanzoni, poi palla in angolo per Quartieri, fuori nuovamente per il giocatore ex Fortitudo Viterbo, la partenza di Quartieri e poi lontano dalla palla si erano allacciati Nicola Elia e Gaetano Spera. Il fallo è del
dell'esperto giocatore del Sustentus, non ho visto male, va a protestare ora Nicolelli, il fallo è proprio il suo e allora spera potrà usufruire di due liberi. Sono proteste da parte del pubblico, anche la panchina dell'Accademia non è del tutto convinta di questo ultimo fischio arbitrale, spera in lunetta, 10 punti tutti realizzati nel primo tempo, 4 su 6 da 2, 2 su 3 ai liberi con 4 rimbalzi nella sua partita, 14 minuti e 45 secondi finora in campo il giocatore ex St. Peter's College in NCAA. Cerca ancora di allungare sul più 17, ora Alecco canestro col primo libero per Gaetano Spera mentre si prepara un cambio con Brambilla. Brambilla è importante in uscita dalla panchina per coach Meneguzzo, pronto a entrare sul parquet ancora in lunetta. Spera fa 2 su 2 più 17 ancora che diventa realtà per Lecco, esce Quartieri, va a riposare in panchina, torna in campo Brambilla. Brambilla 9 punti finora, 3 su 3 da 2, 1 su 1 da 3, 100% dal campo nella sua partita. È stato importante anche il suo canestro in tap-in in chiusura di primo tempo per portare Lecco sul più 15 al riposo. Qui Nicolelia che si deve destreggiare contro la difesa di Peroni, poi Varrone che ancora fa circolare all'indirizzo di Nicolelia, taglia dentro Varrone, cercava Nicolelia di servirlo con un passaggio lob a scavalcare Balanzoni. Qui Balanzoni non riesce però a innescare la transizione da parte di Lecco, allora rimessa dal fondo per i Pirati, 3:52 per chiudere il terzo quarto. Villani a eseguire la rimessa, sempre più 17 lo ricordiamo per Lecco. Villani che fa rimbalzare il pallone sui piedi di Brambilla perché non riusciva in tempo utile a trovare una soluzione. Ancora Villani che qui riesce invece a trovare Guillermo Laguzzi. Nicola Elia in possesso del pallone in punta, ha un accoppiamento con Spera, non riesce però a sfruttarlo. Qui il pallone sporcato sulla ricezione di Laguzzi, Sustentu che rimane comunque in attacco con 16 secondi per il tiro. Villani si smarca e riceve in questo istante sul tentativo di Peroni, sbraccia troppo secondo gli arbitri Fabio Villani e viene sanzionato con un fallo nel bel mezzo delle proteste del Palamellano e anche dello stesso Fabio Villani che ora è a rischio di chiamata di tecnico. Molto frustrato Fabio Villani, fa finta di non sentire quel signor Venturini, ha sbracciato coi gomiti in precedenza Villani ed è una cosa che non si può fare questa, ma va detto che molto spesso, troppo spesso Lecco ovviamente ha difeso in maniera molto fisica su Fabio Villani mettendo le mani addosso cercando di innervosirlo e non sempre gli arbitri sono riusciti a tutelare il capitano del Sustento in questo genere di situazioni, anzi direi quasi mai è stato tutelato e qui è arrivata la beffa anche del fallo in attacco. Laguzzi, arresto e tiro dal cuore dell'area, sfortunato Laguzzi che poi vola a rimbalzo, non riesce però a strappare il pallone che è preda di Spera, attacca Lecco qui con Peroni, il passaggio per Spera che torna fuori dal suo playmaker. Peroni vuole ancora lavorare con Spera, tirato nel raddoppio di Varrone, rimane in qualche modo il pallone nelle mani di Lecco che si prende la tripla con Peroni, sfortunatissimo qui Peroni, è entrato in campo intanto Giuseppe Floridia nelle fila del Sustento proprio al posto di Fabio Villani, la finta di Nicola Elia che vuole andare da Varrone, non c'è lo spazio, non c'è la linea di passaggio, 10 secondi per il tiro, palla buttata dal Sustento che sembra ora aver un po' perso la testa e qui ancora una schiacciata a due mani per Balanzoni che sale più in alto di tutti, 60-41 più 19 per Lecco, è ancora il massimo vantaggio nella partita per la formazione di coach Meneguzzo, la finta e poi la partenza in palleggio di Trionfo che va fuori da Floridia, palla sotto per Varrone, c'è il fallo sulla ricezione del giocatore ex San Severo e Martina Franca e c'è un po' di nervosismo ora nella
nelle fila del sustento con Nicola Elia, molto arrabbiato con i compagni, con lo staff. Chiamato un time out da coach Sassaro, interruzione dunque della partita. Liberi per Davide Varrone, il primo va dentro. Varrone, che era ancora senza punti in questa partita, riesce così a sporcare il suo tabellino. Varrone che fa 2 su 2, 60 a 43, meno 17 per il sustento, che sta cercando di non scivolare definitivamente sotto in questa partita. Intanto è entrato nuovamente Piva nelle fila di Lecco. Qui Peroni si prende l'arresto e tiro, lo manda a segno con ancora buone capacità balistiche. Piva che dovrebbe aver realizzato, e così il primo canestro nel corso di questa partita. Ribaltamento di Floridia per Nicola Elia e poi la palla alzata sotto per Varrone in mezzo a una selva di maglie blu celesti. Non riesce a trovare la forza e l'equilibrio per andare su a cercare la conclusione. Brambilla proprio per Piva, che vuole riniziare da capo, però dalle parti di Todeschini ha un accoppiamento favorevole con Laguzzi, non lo attacca, però Todeschini tiene bene qui Laguzzi anche sul tentativo di partenza in palleggio di Todeschini e poi la tripla di Peroni, primo ferro, sale più in alto di tutti Laguzzi, perfeziona il recupero Varrone, riparte il sustento con Nicola Elia, ora in posizione praticamente di playmaker, tripla aperta per Floridia, solo primo ferro, spera, è il primo ad arrivare sul pallone, 50 secondi al termine del terzo quarto, Todeschini lavora sul blocco e poi una legnata sotto per, era forse un tentativo di servizio all'indirizzo di Gaetano Spera, che però non poteva nemmeno allungandosi arrivare su questo pallone, tripla aperta per Elia che non trova fortuna neanche in questo caso, raccoglie poi il rimbalzo sul lavoro di Varrone anche nel pitturato, altri due punti, 62 per Lecco che attacca, 45 invece per il sustento. Qui fallo in attacco di Piva e vediamo allora se i sestesi riescono a concludere questo terzo quarto in crescendo con maggior fiducia, ce n'è bisogno. Rimessa da zona difensiva, se ne incarica Giuseppe Floridia, 19 secondi, 8 decimi al termine del terzo quarto. Romeo Trionfo preso in consegna da Brambilla, Trionfo con la mano sinistra, vediamo se lo attacca Trionfo con Nicola Elia che si allontana dal pallone, si allontana anche Varrone, vuole andare in isolamento Romeo Trionfo per usare tutto il cronometro, va dentro, batte Brambilla e trova il fallo della difesa. Ancora Fabio Villani, intanto molto nervoso nella panchina del sustento, mentre Romeo Trionfo è pronto in lunetta, 14 nella sua partita, 1 su 3 da 2, 1 su 2 da 3, e segna ancora quello che è il suo decimo tiro libero della partita. Ancora Trionfo che accorcia, 2 su 2, ma ci sono ancora 6 secondi e 2 decimi per l'attacco di Lecco, deve difendere forte il sustento, tripla di Todeschini, secondo ferro, prova a tener lì il pallone Piva, non riesce però a trovare il tiro. Allora dopo 30 minuti di gioco al Palamellano di Sestu c'è ancora davanti la Gimar Lecco con il punteggio di 62 a 47. Inizia l'ultimo quarto di gioco al Palamellano, sempre vantaggio di 15 lunghezze per la Gimar Lecco sul sustento Sestu. Peroni qui contro la difesa a zona, sembra essere così, del sustento, fischio arbitrale, fallo di Romeo Trionfo, quarto personale, e Lecco che può rimanere in zona d'attacco. Vediamo se arriva un cambio per coach Sassaro. Peroni a eseguire la rimessa, sale e riceve Todeschini sul blocco di Balanzoni, lavora Todeschini, giocatore nato e cresciuto nel settore giovanile di Lecco, ogni anno ha incrementato le proprie prestazioni personali, 17 nell'ultima vittoria della Gimar contro Scandiano. Intanto c'è un altro cambio per il sustento con Passaretti che rileva Davide Varrone, rimessa
dal lato per Peroni. Peroni che trova Todeschini, ancora il playmaker di Lecco, a lavorare sul blocco di Balanzoni. Corridoio per la penetrazione di Todeschini e poi la finta di Spera che trova Balanzoni con una gomitata. Balanzoni non ravvisata dagli arbitri. Qui Spera perde palla sull'intervento difensivo ottimo di Laguzzi. Buona difesa da parte del sostento nell'ultima circostanza, con Balanzoni prima e Spera poi. Le due torri di Lecco non sono riuscite però a trovare il varco giusto. Merito, come dicevamo, della buona difesa nell'ultimo caso da parte del sostento. Romeo Trionfo porta il pallone in zona d'attacco senza playmaker di ruolo. Il sostento lavora in queste situazioni con Elia e con Trionfo. Ricordiamo che i Pirati devono fare a meno nel corso di questa partita di quello che è il miglior realizzatore della squadra, ovvero di Mirko Pilo, con 11,9 punti di media fino a ora, vittima di un risentimento muscolare che non gli permette di scendere in campo, preservato in vista del prossimo impegno. Qui i Pirati andranno a cercare fortuna sul campo di Scandiano. Qui altri due punti per Lecco invece a firma Gaetano Spera. 6-4, 4-7 in favore di chi difende. Nicola Elia dalle parti di Mauro Passaretti, che va dentro in penetrazione, non trova l'appoggio vincente. Vediamo se coach Sassaro a questo punto della partita magari cerca di preservare un po' i suoi uomini chiave nel tentativo di evitare ulteriori infortuni, ulteriori danni in vista della prossima partita, a questo punto veramente importante contro Scandiano. Infatti formazione emiliana ha perso ieri contro Iseo che ha così agganciato in classifica a quota 4 i Pirati. Rimessa intanto dal lato per Lecco con Todeschini, il capitano che attende il blocco di Balanzoni, poi perso sotto Balanzoni, è sfortunato perché scivola e poi non riesce a trovare l'appoggio vincente. C'è da asciugare il parquet in quella zona. Floridia con la fuga in contropiede segna col fallo. Giuseppe Floridia, esulta il pubblico del Palamellano per questo canestro realizzato dal giovanissimo, classe 1999, ancora una volta con buon impatto nel match. Questo è il quarto punto della sua partita, ne ha realizzati 5 a orzi nuovi e ora ha la possibilità di arrivare alla stessa produzione in termini di punti. Ci riesce dalla lunetta Giuseppe Floridia, canestro del meno 14, sustento 64 a 58 e 10 per chiudere il match. Fumagalli per prima Spera e poi Peroni che torna dalle parti del playmaker. Fumagalli qui, quartieri che riceve sulla difesa forte di Laguzzi, va a cercare palla contro Spera, il pallone che carambola in qualche modo nelle mani di Fumagalli e poi Spera che si deve inventare qualcosa. Allo scadere del cronometro dei 24 si spegne il cronometro senza che Lecco riesca a produrre un tiro. Tra l'altro è arrivata anche la stoppata di Laguzzi su Spera, qualche segnale incoraggiante da parte del sustento e infatti coach Meneguzzo deve chiamare time out. Rimessa dal fondo già eseguita dal sustento. Trionfo porta il pallone in zona d'attacco, attaccato qui da Peroni e finisce col perdere palla Romeo Trionfo. Situazione questa abbastanza difficile, il sustento non ha in campo playmaker di ruolo. 4 falli per Graviano e anche per Fabio Villani a questo punto della partita. Allora sono in panchina entrambi, il sustento che sta cercando di arrangiarsi tra virgolette in regia affidandosi a due giocatori non di ruolo, come già detto, come Nicole Dia e Romeo Trionfo. Coach Meneguzzo si sbraccia in panchina. Peroni è pronto a ricevere il pallone
attende l'uscita dai blocchi di Fumagalli, ancora Fumagalli che va a cercare il lato sinistro dell'area dove c'è Gaetano, spera nell'accoppiamento con Passaretti, prova a tenere Passaretti, spera che spinge, Passaretti non gli concede spazio e poi il pallone sotto per Peroni. 9 secondi per il tiro di Lecco, se lo prende Balanzoni che sbaglia, ma c'è ancora Spera a rimbalzo più rapido di tutti, la finta di Fumagalli, infrazione di passi clamorosa di Fumagalli che non viene vista in maniera incredibile da parte degli arbitri, per fortuna del sustento poi lo stesso Fumagalli va a pestare la linea di fondo e dunque altra palla persa dalla Gimar Lecco che potrebbe aver staccato la spina un po' troppo presto nel corso di questa partita. Manca ancora tantissimo, 7 minuti 16 secondi ancora da giocare nel corso dell'ultimo quarto qui al Palamellano, 6-4-5-0 per la formazione blu celeste. Riepiloghiamo i quintetti: Guillermo Laguzzi, Nicola Elia, Romeo Trionfo, Giuseppe Floridia e Mauro Passaretti per il sostento. Dall'altra parte ci sono Carlo Fumagalli, Michele Peroni con il numero 19, Gaetano Spera con il numero 18, Quartieri, si tratta di Daniele Quartieri con il numero 14, Jacopo Balanzoni. Tutto pronto per la ripresa del gioco, c'è ancora da asciugare il parquet a fondo campo, momento della partita che forse un po' a sorpresa anche sta sorridendo al sustento, sotto anche di 19 lunghezze nel corso del terzo quarto. Hanno trovato però qualche spiraglio all'interno di questa partita i Pirati grazie a questo quintetto un po' particolare, abbiamo detto, senza playmaker, con Laguzzi e Passaretti, una coppia di lunghi molto leggera in campo in questo momento, e vediamo se i bianco-blu riescono a ricucire ulteriormente. Qui è proprio Passaretti che entra in possesso del pallone, torna da Elia, accoppiato con Peroni, sale Laguzzi per il blocco, qui Elia si prende il tiro da tre punti contro Spera, non trova il canestro ma Passaretti recupera il pallone, buona la partenza di Trionfo, arresto e tiro vincente, meno 12 su stento, 18° punto della partita per Romeo Trionfo, 6-4 per chi attacca, 5-2 per chi difende. Balanzoni fa circolare all'indirizzo di Quartieri, poi si torna in punta dove c'è Carlo Fumagalli, Michele Peroni che va a servire Balanzoni, vuole giocare l'uno contro uno, spalle a canestro con Laguzzi, torna fuori da Peroni per la tripla sputata dal ferro e poi Laguzzi che riesce ad arpionare questo pallone importantissimo, così come è importantissimo questo possesso offensivo del sustento che deve gestire lavorando bene qui con Nicola Elia che attacca, Spera può farlo in quella posizione, Nicola Elia che per poco non trova il gioco da tre punti, era pronto a esultare tutto il Palamellano, dovrà accontentarsi di due liberi Nicola Elia che nell'ultima circostanza era finito accoppiato con un giocatore ben più alto di lui, 2,10 m per Spera, è andato a sfidarlo dal palleggio e ha trovato il fallo Nicola Elia, stava per trovare anche il canestro, allora ancora il sustento riesce a rosicchiare dei punti, primo libero a segno per Nicola Elia, ancora una chance per lui, 2-2, sono 13 ore ai punti nella sua partita, meno 10 su Stentu, 6-4, 5-4, vediamo come risponde Lecco che sta faticando a questo punto dell'ultimo quarto, Peroni dal palleggio contro Floridia, ancora Peroni, gli chiude la strada molto bene Laguzzi, extra pass per Fumagalli, tripla lunga, Elia deve strappare questo pallone, poi recuperato da Trionfo, attenzione perché c'è ancora vita per il sustento. Nicola Elia taglia dentro, c'era la linea di passaggio per Passaretti che era solo, ma vuole ancora andare Nicola Elia che qui sceglie Floridia, perde un pallone che non avrebbe dovuto perdere Giuseppe Floridia, qui arriva il fallo di Laguzzi che cerca di evitare l'ennesima schiacciata a due mani di Balanzoni, va per la stoppata, trova il fallo Guillermo Laguzzi, dovrebbe essere il secondo della sua partita, due liberi per Jacopo Balanzoni, 15 punti nella sua partita, fino ad ora ha tirato male i liberi, Balanzoni continua a farlo, 3-10, con questo si rimane sul più 10, Lecco 6-4, 5-4, 5-24,
per chiudere il match. Arriva il canestro del più 11 col secondo libero per Balanzoni. Trionfo qui, riesce a portare il pallone in zona d'attacco, ha tirato poi su un raddoppio, non ci casca però l'esperto giocatore pugliese. Qui l'asse Floridia Passaretti funziona alla grande, canestro del 65-56, meno 9, il sustento sta pian piano rientrando in partita e qui lo fa con un'altra giocata importante di Giuseppe Floridia. Attenzione perché ci sono solo 7 secondi per il tiro di Lecco, qui Fumagalli è un fulmine e va dentro con incredibile velocità, 6-7-5-6, ripristinato il più 11 per Lecco. Romeo Trionfo sceglie Passaretti a un passo dall'anticipo, Balanzoni legge sempre molto bene quel genere di passaggio. Lecco poi la tripla dall'angolo di Nicola Elia, meno 8 su Stentu, 6-7-5-9, partita riaperta dopo che Lecco aveva toccato quasi le 20 lunghezze di vantaggio. È ancora in difficoltà Balanzoni. Qui il pallone per Quartieri che trova in angolo Peroni da tre punti, Peroni primo ferro, ma c'è il rimbalzo di Quartieri che garantisce un altro possesso a Lecco. 4 minuti al termine della partita, lavora dal palleggio Quartieri che va dentro, lo scarico in angolo per Fumagalli e poi Peroni in penetrazione, errore, ma c'è il rimbalzo Balanzoni che sbaglia, si continua a lottare lì e poi arriva il fischio arbitrale per assegnare il pallone, vediamo a chi. Difficile da leggere l'ultima chiamata arbitrale, si rimane nella metà campo del sustento. Tanto cambio, è uscito Peroni nelle fila di Lecco, esce Floridia, davvero bravissimo quest'oggi Floridia con 5 punti a referto. E c'è rimessa dal fondo allora per la Gimar a 3 minuti e 49 secondi dal termine, 14 i secondi per il tiro della formazione lombarda. Ancora non è convinto l'arbitro che deve parlare con coach Meneguzzo. Difficile capire di cosa si tratti. Fatto sta che il pallone viene assegnato alla formazione ospite, ricordiamo sopra di 8 lunghezze, ora sul 67-59, pallone fuori per Quartieri e poi Fumagalli sale e riceve il passaggio consegnato a Todeschini che dialoga ancora con Fumagalli. Il pallone in punta nuovamente per Todeschini, 4 secondi per il tiro di Lecco, Todeschini ancora preso in consegna dalla Guzzi e fallo in attacco! Fallo in attacco su Laguzzi, il colpevole, e spera che si era allacciato con il giocatore argentino. Attenzione al sustento che in maniera insospettabile sta tornandoli a contatto. 3:34 prima di chiudere il match. C'è un altro cambio per Lecco con Fumagalli che è uscito in campo per i blu celesti. Ci sono Todeschini, Peroni, Quartieri, Spera e Balanzoni. Per il sustento invece è tornato in campo Mauro Graviano, assieme a lui Nicola Elia, Romeo Trionfo, Guillermo Laguzzi e Mauro Passaretti. Graviano sul blocco di Laguzzi, Laguzzi che poi riceve, dà nuovamente all'indirizzo di Graviano, sale e riceve fuori dai blocchi, Trionfo con un brivido ancora una volta, voleva il fallo anche in questo caso, Romeo Trionfo qui taglia dentro Passaretti, sporcato però il pallone da Lecco che difende bene anche in questa circostanza dal palleggio Todeschini, il pallone che era destinato a Quartieri con il passaggio consegnato ci mette un braccio di troppo Romeo Trionfo che è costretto a uscire, quinto fallo della sua partita, deve evitare di subire anche un fallo tecnico, sarebbe davvero deleterio a questo punto della partita con la squadra che sta cercando di rimontare. Comunque questa grave tegola per il sustento che già come abbiamo ricordato deve rinunciare a Mirko Pilo in questa partita e ora anche Romeo Trionfo è out
per il quinto fallo. Todeschini, arresto e tiro, ancora un errore, Passaretti che tocca e poi controlla Villani, anche lui tornato in campo con quattro falli, così come Graviano. Nicola Elia a lavorare sul blocco di Passaretti, il passaggio no look che non arriva a destinazione, ha recuperato Quartieri, qui cerca il pallone Villani, deve stare attento però Fabio Villani, che è arrivato al limite dei falli. Qui il giro sul perno che è difettoso da parte di Todeschini, scivola leggermente il perno al momento della virata, e allora palla persa dall'Ecco, sempre sul più 8 a 2 minuti e 33 secondi dal termine, time out in campo. Riprende il gioco Mauro Graviano in possesso del pallone, accoppiato con Peroni, il blocco di Passaretti e poi palla per Nicola Elia, torna in punta all'indirizzo di Graviano, il crossover di Graviano che attacca Quartieri, lo fa saltare con la finta e realizza il meno 6 Mauro Graviano, che è un giocatore di uno contro uno, lo ha dimostrato un'altra volta. Vediamo come risponde Lecco qui con Todeschini che scivola, riesce a dare all'indirizzo di Spera, ma è più attivo di lui Passaretti dietro la schiena. Passaretti, poteva arrivare un canestro che avrebbe avuto davvero dell'incredibile. Qui Passaretti, che è un lungo a ridosso dei due metri ma che sa correre benissimo in campo aperto, attenzione a Quartieri, l'hesitation preso però molto bene da Laguzzi, extra pass di Balanzoni dentro per Spera e poi un altro errore di Lecco con Laguzzi che si addormenta sul pallone e palla persa dal Sustentu, dovrebbe essere così. Coach Sassaro protesta, ma il pallone, se non ci sono dei cambi di decisione, verrà assegnato a Lecco, perché Laguzzi è stato l'ultimo a toccare su quella sorta di palla contesa in precedenza. 14 secondi allora per il tiro della Gimar in vantaggio di 6 lunghezze sul 67-61, 1 minuto 34 secondi per chiudere la partita con... Peroni che è pronto a eseguire la rimessa, ha trovato Quartieri con troppo spazio e stavolta Quartieri che non perdona, canestro da 2 per Quartieri, più 8 ripristinato da Lecco. Graviano ancora qui a prendersi la penetrazione centrale e arriva il fallo prima dell'azione di tiro per Mauro Graviano, dunque solamente rimessa in favore dei Pirati con Villani. Capitan Villani che riceve in questo momento il pallone, Mauro Graviano si fa vedere, ancora Peroni a prenderlo in consegna, il cambio difensivo accettato da Balanzoni, vediamo se il Sustentu va da Graviano, Elia da 3 punti, secondo ferro, si lotta a rimbalzo, Passaretti che non riesce a perfezionare il recupero e poi arriva il fallo di Guillermo Laguzzi che strattone a Balanzoni nella circostanza precedente. Balanzoni allora in lunetta, terzo fallo invece di Guillermo Laguzzi, 1:13 per chiudere la partita, Lecco in lunetta per chiudere la partita, ma Balanzoni sbaglia ancora una volta. Balanzoni con 4 su 11 ai liberi e sbaglia ancora una conclusione a cronometro fermo, vediamo se il Sustentu riesce ancora a ricucire, ha bisogno di un canestro qui, canestro con fallo su Mauro Graviano, meno 6, 69-63 con la possibilità di andare a meno 5, è furioso coach Meneguzzo in panchina. Graviano ha a disposizione un libero pesantissimo a questo punto del match, 1 minuto 6 secondi al termine e Mauro Graviano che è pronto in lunetta, cerca la concentrazione e poi segna Mauro Graviano, 6-9, 6-4, allunga la difesa il Sustentu, il pallone per Quartieri che chiama lo schema, la difesa attenta di Graviano che va a cercare il pallone, braccio esterno, questo è fallo in attacco, grande come una casa per Graviano che era andato a cercare
il pallone deve uscire, quinto fallo, torna Floridia che è giovane, sì, ma ha avuto ottimo impatto nel corso di questa partita. E due liberi per Quartieri. Primo assegno, 13 della partita di Quartieri, ancora una chance per Daniele Quartieri, 2 su 2, freddissimo, più 7, Lecco, 71 a 64, siamo entrati nell'ultimo minuto di questa partita, vediamo se Nicola Elia si prende questo tiro, ha bisogno di un canestro rapido, il sustento, il ball handling di Nicola Elia contro Balanzoni, vuole attaccarlo, va dentro Nicola Elia, c'è anche qui un fallo che non viene ravvisato da parte degli arbitri, metro arbitrale non ottimale probabilmente quest'oggi in varie situazioni che hanno coinvolto entrambe le squadre, poi Villani che va a spendere il fallo che viene considerato antisportivo, altro fischio arbitrale discutibile, Villani torna in panchina furioso, quello è appena commesso il quinto fallo della sua partita. È andato a cercare il pallone, almeno dalla nostra postazione sembrava così, ovviamente voleva, non voleva assolutamente questa chiamata che è stata invece combinata dagli arbitri, e Lecco che ora la può chiudere con Quartieri che continua a essere freddo dalla lunetta. Quartieri, secondo miglior realizzatore di Lecco alle spalle di Balanzoni, qui fa 2 su 2 e possesso aggiuntivo per la Gimar. Peroni cerca di telarsi, Peroni, Peroni a eseguire la rimessa, vediamo chi riceve, c'è Todeschini con Cabriolu che è entrato in campo, va subito a spendere il fallo, anche lui classe 99 come Floridia, finisce questa partita con 2,99 in campo, allora coach Sassaro 73 a 66 e Todeschini in lunetta, un punto finora nella sua partita, non una gran serata per Todeschini che realizza il primo libero, 7-4, 7-6, 32 secondi al termine, la partita che è ormai incanalata nella direzione di Lecco. Nicola Elia ci prova ancora con orgoglio, prova a sfidare Todeschini, si va poi da Laguzzi che cerca di battere dal palleggio, spera Floridia, tripla frontale sul primo ferro, sale Balanzoni con Cabriolu che cercava ancora il pallone, qui Todeschini in qualche modo riesce poi a portare la palla in zona d'attacco e a servire Gaetano Spera, fallo speso poi da Guillermo Laguzzi e altri liberi a 11 secondi, sì, e un decimo dal termine con Lecco che dunque espugna il Palamellano di Sesto, conquista l'ottava vittoria in stagione, vittoria che le consente dunque di rimanere, di rilanciarsi una volta di più in zona playoff. Altra sconfitta per il Sustento che dunque accusa l'aggancio in classifica da parte dell'Argom Iseo a quota 4 e la prossima gara sarà davvero di vitale importanza per i bianco-blu sul campo di Scandiano, Scandiano che vanta tra le proprie fila tra l'altro un giocatore sardo come Francesco Veccia, sarà grande battaglia fra una settimana sul parquet di Reggio Emilia, intanto Spera realizza dalla lunetta più 11, 7-7, 6-6 e Cabriolu che vuole attaccare fino in fondo, si prende il tiro da tre punti e lo segna Luigi Cabriolu, applausi anche per lui, più 8 Lecco, 4 secondi al termine, vediamo se Peroni vuole prendersi l'ultimo tiro, non lo fa, dice è finita così, allora Lecco batte il Sustento Sesto con il punteggio finale di 77 a 66, applausi per i Pirati che nel corso dell'ultimo quarto si sono resi protagonisti di una buona rimonta che li ha riportati a contatto sul meno 5, ma non è bastato, ricordiamo che mancava Mirko Pilo ed è venuto a mancare nel corso dell'ultimo quarto anche in causa 5 falli Romeo Trionfo. Le statistiche della partita, Romeo Trionfo chiude con 18 punti realizzati, 2 su 4 da 2, 1 su 2 da 3, 11 su 12 dalla lunetta, 18 sono anche i punti di Nicola Elia con 5 su 7 da 2, 2 su 5
da 3 dalle parti di Lecco. Sono invece 16 i punti realizzati a testa da Spera, Quartieri e Balanzoni.